Fregene è un comune, noi siamo municipi, Fregene non so, credo che abbia 10-15 mila abitanti. I nostri municipi partono dagli 85 mila fino ai 280 mila abitanti del quarto. In realtà hanno più poteri, appunto, i sindaci di un piccolo comune che i presidenti di municipio. Però sono appunto un ente di prossimità e quindi come tale devono stare vicini ai cittadini e vicini alle problematiche dei cittadini. Quindi a quel punto ho incominciato a chiamare in maniera molto minacciosa i dipartimenti fino ad arrivare alla segreteria del sindaco. Gli ho prospettato quello che era lo scenario che si sarebbe aperto qualora appunto non si fosse messo mano a questa situazione e devo dire che dopo 3 ore, insomma, è arrivata la determinazione dirigenziale di sospensione appunto del precedente provvedimento di proroga. La settimana prossima ci sarà una riunione che, ripeto, riguarderà il mio municipio, ma alla A fine cascata tutti ne gli altri, beneficerà certo. di fatto tutta la città, tutti gli impianti sportivi della città, perché comunque questo è un tema. Dove fra l'altro c'è anche molta confusione nei dipartimenti, perché io ho letto bene il TULPS e ad esempio rispetto alle tribune dice chiaramente che sotto i 200 non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, ma basta appunto una dichiarazione giurata di un tecnico abilitato. Quindi secondo me tutte quante le società da questo punto di vista stanno a posto, basta semplicemente regolarizzare questa cosa. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione al pubblico spettacolo, secondo me non serve perché non stiamo parlando appunto né di spettatori paganti, no? Stiamo parlando piuttosto di utenti in molti casi, no? Perché la scuola calcio, ma anche le categorie superiori poi alla fine, si tratta sostanzialmente dei familiari che vanno a vedere i propri ragazzi giocare, quindi parlare di pubblico spettacolo è assolutamente fuori luogo, così come il tema della sicurezza che mi è stato posto dal Dipartimento rispetto a possibili incendi. Io, insomma, gli ho spiegato che mediamente un impianto sportivo di calcio sono 10-15 mila metri quadri, tutto aperto, quindi le vie di fuga Finalmente sono tantissime. No? Quindi tendiamo a io pensare così. credo che questo tipo di regolamenti, e qui c'è appunto la confusione, si riferiscano sostanzialmente alle piscine, alle palestre, cioè a quegli impianti chiusi dove ci sono effettivamente problemi di sicurezza. Dopodiché è chiaro che c'è la necessità di regolamentare tutto quanto. Ma io credo che da questo punto di vista, poiché nella maggior parte dei casi stiamo parlando di impianti sportivi e polisportivi che hanno la concessione dal comune, vengono gestite molto spesso attraverso il volontariato, no? Dei soci, dei presidenti, dei vicepresidenti, dei soci, Certo, i pare. tecnici lo fanno più per volontariato che per soldi, perché prendono un rimborso spese molto spesso Esiguo. irrisorio. Allora io credo che da questo punto di vista, per normalizzare questo tipo di situazioni, sarebbe necessario un intervento importante da parte delle istituzioni, no? Penso quindi al Comune e alla Regione che hanno la competenza diretta, un investimento che è se ci pensiamo, un investimento minimo, no? Cioè mettere a norma gli impianti sportivi. Stiamo parlando, credo, roba di 5-10 mila euro ogni impianto, no? Quindi basterebbe un bando della regione per sanare tutto quanto. Questo secondo me potrebbe essere un segnale importante di attenzione delle istituzioni nei confronti di realtà sportive che stanno sui territori e che svolgono appunto una funzione, oltre che sportiva, una funzione sociale importantissima. Quindi come Comunque, Presidente del Municipio mi sono sentito prendere in mano questa situazione e cercare di risolverla, è no? più o meno Proprio perché tempo. siamo in questa fase particolare. Beh, intanto Dopodiché, ti durante ringrazio anche a l'estate nome, pensiamo a sistemare tutto quanto. dei ragazzi, perché insomma oggi l'ultima giornata di campionato, È non far assistere i genitori stato alle delittuoso. esultanze No, ma sarebbe io stato veramente penso un ad esempio delitto. alla polisportiva La Russia, che oggi ha la partita decisiva, Esatto. credo, per arrivare in Sì, eccellenza, forse infatti per poi abbiamo anche tornare in firmato. eccellenza, no? Quindi insomma, Sarebbe mi stato sarebbero proprio creati veramente problemi di ordine ti pubblico, infila sul insomma. raccordo il caso. Insomma. Grazie intanto, Presidente. Grazie a Allora, voi. intanto, mentre ricordo anche che domani a Ciampino, inizio ore 17, ci sarà la presentazione del terzo memorial Alessandro Robini, organizzato ovviamente dall'associazione di Delia e Claudio. Ci saranno anche tanti ex calciatori famosi, Vincent Candelà, che non manca mai, insomma, faranno anche una partita poi inaugurale, quindi non mancate l'appuntamento all'Arnaldo Fuso. Vediamo invece il torneo Giovanni Maiorano, il torneo organizzato dalla Spes Artiglio per ricordare appunto l'imprenditore Maiorano, come si è concluso.
vittoria nerazzurra nella settima edizione del Memorial Giovanni Maiorano, torneo organizzato dalla Spezza Artiglio che ha coinvolto alcune delle società più importanti del panorama calcistico nazionale. Due giorni di gara all'insegna dello spettacolo e del divertimento, in campo e sugli spalti. Dopo l'intera giornata di sabato dedicata alla fase a gironi, squadra in campo per le finali. Apre il programma la sfida tra Juventus e Sampdoria. Gara ricca di gol, bianconeri si impongono 4-2 e si classificano al settimo posto. Più equilibrio tra Lazio e Lecce, biancocelesti vittoriosi di misura e quinti nella classifica finale. Il pubblico del campo Artiglio si accende per la sfida tra la Spezia e la Roma di Alessandro Rubinacci, che si impone per 2-0 conquistando così un posto sul podio. Dopo lo spettacolo degli sbandieratori di Montefalco arriva il momento della finale, in campo Genoa e Inter. Equilibrio per due tempi, la gara si decide nella terza frazione, con l'Inter che mette a segno le due reti decisive. Fischio finale e premiazioni per tutti. Cala il sipario su un torneo che dimostra di saper crescere anno dopo anno. Appuntamento già fissato per la prossima edizione. Spezia Artiglio e Alessandro Serra, che oggi è diventato Bordeaux praticamente per riprendere tutte le gare del torneo. Cristiano, invece, è l'ultima giornata anche dei giovanissimi fascia B, sia Elite che regionali. Partiamo però dall'Elite. Sì, nell'Elite ovviamente c'erano alcune posizioni di classifica ancora da determinare, quella della Lazio che solo per 5-1 l'Aurelia, nonostante la vittoria della Nuova Tor Tre Teste, conserva la seconda posizione anche in virtù degli scontri diretti rispetto alla formazione di Palmeri. Per quanto riguarda il sesto posto, vince anche l'Urbe Tevere che supera 1-0 la Viterbese, rimane al sesto e si difende dagli attacchi della Lodigiani, così il Football Club che rimane quinto vincendo in trasferta. Quattro retrocesse, se possiamo rimanere un secondo sulla classifica, sono la Pro Calcio, l'Anzio Lavigno, il Pro Roma e l'Aurelio. Si torna in campo sabato prossimo, il 21 maggio, ritorno 25 maggio, la finale dovrebbe essere prevista per il 4 giugno. Urbe Tevere, Nuova Tor Tre Teste, Football Club Savio, questi saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale. Urbe Tevere, Nuova Tor Tre Teste, la vincente incontra la Lazio, mentre la vincente di Football Club Savio incontra la Roma. Football Club Savio che si sono poi incontrati in praticamente all'ultima giornata di campionato, con il Football Club si è imposto la formazione di Canestro, ma Canestro ormai sono tre settimane che secondo me ha la testa alle finali, perché un pareggio e due sconfitte. Allora, intanto, mentre vediamo anche le immagini delle schermate, anzi i giovanissimi fascia B regionali, mancavano due verdetti con il Ladispoli e il Villanova che possono festeggiare il traguardo del campionato e quindi praticamente sono già in Elite. Io chiedo ai amici del Football Club un impegno, quindi i playoff con i fascia B d'Elite contro il Savio, che ha sempre un suo sapore particolare, non so chi dei due mi risponde. Il direttore tecnico in questo caso. È sicuramente una partita difficile, lo sappiamo. Per noi è stato non un risultato insperato, perché ovviamente la speranza c'è sempre, inatteso, perché gli obiettivi tecnici erano quelli di fare sicuramente bella figura in questa categoria, cercandola di mantenere senza soffrire. Siamo andati ben oltre le aspettative iniziali, questo grazie al lavoro del tecnico Marco Pizzoni, tecnico molto preparato, e ha un grosso lavoro di collaborazione da parte di tutta la società, perché poi la forza del Football Club credo che sia quella, perché è una grande famiglia, c'è un grosso dialogo e si riesce ad andare oltre anche le difficoltà. E con questa squadra all'inizio eravamo partiti con delle grosse difficoltà, con il lavoro, la collaborazione siamo riusciti a superarle, abbiamo raggiunto, devo dire, un ottimo risultato. Noi la chiamiamo la ciliegina sulla torta e adesso quello che verrà, insomma, sarà tutto di positivo. Insomma, naturalmente speriamo di vincere, ovvio, perché poi quando ci si trova a questo punto si spera di vincere. Allora, noi vediamo ben tre filmati, però prima io saluterei e ringraziare il presidente del municipio che è stato così cortese intanto ovviadente di venire in studio, ma soprattutto di adoperarsi per evitare una situazione che potrebbe diventare difficile. Grazie mille. Arrivederci. Allora, vediamo i tre filmati, vediamo la Dispoli Etrusca, Bettini Colleferro e la vittoria anche del Villanova, che non ha giocato perché non si è presentato l'avversario, però di fatto con questi tre punti che arriveranno poi in settimana ha vinto il campionato. Ci vediamo dopo i filmati e dopo un po' di pubblicità, state con noi.
Ancora 70 minuti per chiudere la stagione, ancora 70 minuti per brindare al ritorno in Elite, 66 punti in classifica, oggi ne basterebbe uno. Buon pomeriggio da Lombardi, la 26esima giornata dei giovanissimi fascia B, è l'ultima del campionato, benvenuti alla Dispoli Etrusca, il treno per l'Elite, passa per via Aurelia, su di lui prova a prendere Di Filippo, poi Petrone va giù, attenzione, vediamo se De Macchi la tocca, e c'è il gol della Dispoli, il gol della Dispoli che dunque passa in vantaggio. Federici va direttamente in porta, Molinari, pallone che rimane lì e alla fine viene allontanato la Dispoli, pallone però che danza sempre al vertice dell'area di rigore, Scaramuzzino con il piatto per Petrone che incrocia benissimo e fa 2-0 e probabilmente manda la Dispoli in Elite. Dentro per Petrone, controllo con il destro, Petrone! 3-0! È finita, ancora Bernardini prova a dare sostegno all'azione della Dispoli, cross basso, secondo palo, tutto troppo facile per il Dispoli che cala il poker. Tanto occhio ancora alla Dispoli che fa quello che vuole in area di rigore, Bitti, cinquina della Dispoli, segna anche Simone Bitti. È finita qui, dopo solo un anno il Dispoli torna nell'Elite. Il Dispoli vince il campionato, sale a quota 69 punti, può cominciare la festa dunque per la formazione tirrenica che batte l'Etrusca 5-0, la tripletta di Petrone, il gol di Levano, il gol di Bitti, tutti ad abbracciare Alberto Ferrari, è davvero una grandissima vittoria per tutto il Dispoli che dunque vince il campionato, giovanissimi regionali fascia B. Si conclude con una goleada al Colleferro, la marcia gloriosa del Cinecittà Bettini, che porta dritta alla squadra di casa la conquista dell'Elite. Giornata di trionfo dunque per il Bettini, che con 72 punti conquista il campionato davanti al Tor Sapienza.